Siamo con Giorgio Ferraro, protagonista della partita oggi della Macomerese contro l'Ilva, 2-2, anche oggi tante recriminazioni, Giorgio, no? Ma sì, è un periodo che ci gira un po' così, facciamo un minimo errore, veniamo puniti, però il calcio è anche questo, dobbiamo essere più concreti là davanti, anche oggi abbiamo sprecato molte occasioni, peccato alla fine, perché hanno pareggiato alla fine, 90esimo, abbiamo buttato via 2 punti, però viviamo la giornata e andiamo avanti. Eppure dopo la vittoria contro la tua ex squadra, la Taro, sembrava che ci fosse stata una svolta, evidentemente serve maggiore continuità e serve anche molta fortuna negli episodi. No? Sì, oggi non ci è girata, come in questo ultimo periodo diciamo non ci sta andando tanto bene. Domenica abbiamo fatto una gran gara a Oristano contro una squadra che era in difficoltà, che comunque non è mai facile andare a giocarci contro. E oggi non ci è girato, siamo partiti male, però poi l'abbiamo rimessa in piedi, abbiamo creato tanto come ogni domenica, purtroppo non abbiamo concretizzato le tante palle da gol che abbiamo avuto e dobbiamo migliorare anche lì. Tu come hai visto gli episodi discussi? Io ho visto un rigore netto per noi su Fantasia. Poi di solito quando si scontra il portiere, quando esce il portiere con l'attaccante è sempre fallo, oggi non è stato così, però la terna ha deciso così, non cerchiamo scuse, andiamo avanti. Certo, l'attaccante, campionato dei grandi attaccanti, insomma, poi alla fine chi c'ha i giocatori più forti può fare la differenza, però è importante anche non prendere molti gol, no? Lo Sese lo dimostra. Assolutamente, lo Sese è una squadra quadrata che sta dimostrando quello, poi ora ha preso anche la punta che forse gli mancava, Nato Antonio, che questa categoria è un lusso. Sì, gli attaccanti fanno la differenza, però è anche vero che bisogna anche avere una grande difesa per vincere i campionati e per andare avanti. Tra l'altro partite piene di gol, tanti colpi di scena, non è mai al sicuro il risultato, no? Sì, a quanto ho visto anche oggi una marea di gol. Vabbè, bello così, dai, almeno il pubblico si diverte. Per chiudere, cosa vi ha detto Mister P a fine partita? C'è un po' di amarezza, perché giustamente ce l'avamo detti che sarebbe stato il girone di ritorno, saremmo ripartiti da lì per fare il massimo dei punti possibili, poi facevamo quadrato e purtroppo dispiace perdere 2 punti così al 90esimo, però ora dobbiamo concentrarci per la prossima partita, cercare di fare i più punti possibile nel girone di ritorno e vivere la giornata. Per chiudere facciamo gli auguri ad Antonio Secchi e ovviamente a Giuseppe Fugheri, che si sono infortunati entrambi, davvero sì. Una maledizione che colpisce i portieri della Roma. Purtroppo siamo senza portieri ora, anche sull'episodio del gol anche Giuseppe ha un dito rotto quanto sembra, speriamo si riprendano il più presto. Certo, quindi Giorgio ti ringraziamo, complimenti comunque a te e alla Macomerese, in bocca al lupo per il campionato. Crepi, grazie.